Ciao, allora oggi è una puntata un po' diversa dal solito. Anziché fare una lezione approfondita su un aspetto di Nuke, ho deciso di fare questo piccolo progetto parallelo che dividerò in piccoli capitoli, ok? Anziché magari lezioni di un'ora, faremo lezioni flash di, adesso non so quanto verrà, però spero approssimativamente 10-15 minuti, 20 minuti, vediamo. E ogni lezione sarà un piccolo capitolo di un workflow per inserire elementi CGI in uno shot. Non useremo un'altra caratteristica di questo progetto, che non useremo attrezzature stellari, voglio utilizzare cose che siano alla portata di tutti. Per esempio, questo shot su cui lavoreremo l'ho girato col mio cellulare, che è un Nexus 4. Gira in Full HD, in realtà non è esattamente Full HD, però non è sicuramente una qualità da film. Se vedete, se zoomo qui, pieno di artefatti, e la compressione non è eccezionale, però proprio per questo credo che sia un lavoro interessante. Quindi, per la prima puntata, per oggi, faremo una breve incursione in Synthize. Altra cosa, non voglio che utilizzate il mio shot, non perché me ne freghi qualcosa, ma perché voglio incoraggiarvi a girare qualcosa di vostro, visto che appunto non avete bisogno di super plate cinematografiche, che ne so. Un telefono HD, una videocamera full HD, una macchina fotografica andrà bene. Allora, questo shot, questo è quello che faremo oggi. Ok, vi spiegherò brevemente come fare un tracking in Synthize e come inserire delle componenti dummy, si chiamano, cioè, quindi non sono i nostri oggetti finiti in alta risoluzione, sono un paio di oggetti di test che utilizzeremo come riferimento successivamente per compositare la nostra CGI e per avere dei punti di riferimento su dove inserire gli oggetti. Allora, iniziamo elencando le cose che vi servono per oggi. Sono una copia di Synthize, una versione trial, quello che vi pare, un shot. Non vi consiglio di non superare 10 secondi, più che altro che quando dovremo renderizzare la CGI ci metterà un bel po' di tempo. E oggi utilizzeremo però soltanto Synthize e Photoshop. L'altra cosa di cui avete bisogno è di una immagine HDR dell'ambiente in cui girate. Ok? Siccome non voglio venire fuori fra 3 giorni dicendo: ok, adesso prendete la vostra bella immagine HDR che non avete. Quando andate a girare questo footage con una macchina fotografica, prendete 3, 4, 5 fotografie a differenti esposizioni del posto. Ok? La fotografia deve essere identica, la stessa foto, quindi posizionate la vostra camera sul treppiede, fotografate preferibilmente la scena dalla parte in cui viene illuminata, no? E quindi se sto inquadrando questa scena, farò una foto di questa scena. Fate una foto con un'esposizione bassa, una un pochino più alta, quella intermedia a cui volete che sia la vostra esposizione, un'esposizione più alta e una ancora più alta, così avete 5 fotografie. Quello che ho fatto io l'ho fatto con 3 va bene ugualmente. Vediamo come mettere tutto insieme. Allora, con Photoshop c'è un Automate Merge to HDR Pro, quindi andate a selezionare i vostri file, qua le mie 3 belle immagini, seleziono quella più scura, seleziono quella intermedia, seleziono quella più chiara, dico ok, e adesso Photoshop comincia a fare alcune cose per i fatti suoi. Ok, quando siamo in questa modalità dobbiamo ricordarci, il default è settata a 16 bit, dobbiamo ricordarci che lavorando in High Dynamic Range vogliamo mettere a 32 bit. Scegliamo la nostra esposizione base, come vedete adesso quando abbasso l'esposizione, ok, vado a rivelare dei dettagli. Questo è come funziona la Dynamic Range.
Ok, settiamo così. Clicco ok. E solo dopo aver fatto questa operazione, che avete, vedete, RGB e 32 bit, solo dopo, quando salverete, avete la possibilità di salvare come HDR. Ok? Quindi fate questa cosa e avete la vostra immagine HDR che useremo per l'illuminazione. Allora, Synthize, cominciamo con una nuova scena. Sì, questo lo voglio salvare. Adesso risalvo qua un po' alla cazzo. Ok, questo qua è il Select Image File del nuovo. Quindi vado a prendere la mia sequenza. Ok, qua posso cominciare a fare alcuni settaggi, quindi questo qua è girato in video 25 frame al secondo. Cristo, ok. Qua potete fare impostare l'aspect, queste cose qua, se ne avete bisogno. Highlight potete scegliere linear, io di solito metto no resampling. Ok, aspettiamo che l'immagine venga, tutta la sequenza venga caricata in RAM. Ok, come vedete non stiamo lavorando con immagini di altissima qualità. Anzi, neanche di alta qualità. Vediamo soltanto una cosa. Volevo vedere se faceva qualche differenza sostanziale con un Mitchell. Sono tutti semplicemente diversi modi di filtrare l'immagine. Ok, adesso non sarò qui a fare tutto il tracking, vi spiegherò la teoria del tracking, vi farò vedere come aggiungere un tracker, poi il resto li inserirete voi. Allora, l'idea è quella che noi dobbiamo dare alla videocamera dei punti di riferimento sui quali il software calcolerà la parallasse, ovvero il movimento apparente d'uno rispetto all'altro. Se per esempio tracco questo punto e questo punto, quando la videocamera si muoverà in questa direzione, ok, ci saranno delle rotazioni di questo punto rispetto a questo punto. E calcolando tutte queste rotazioni, questi movimenti apparenti, il software riesce ad avere un'idea di dove questi punti si trovino nello spazio. Punti da evitare assolutamente sono riflessi, come questa in una televisione, perché un riflesso avrà la stessa parallasse dell'oggetto che viene riflesso e quindi il software avrà un pochino di problemi a capire che questa per esempio è una superficie, perché questo punto si muoveranno in un certo modo, ma questo punto si muoverà in tutt'altro modo perché è un riflesso. Idem riflessi che ho qui nel quadro. E altre cose da evitare sono cose del genere, ok? Ovvero punti che hanno punti estremamente simili a loro nelle vicinanze, ok? Quindi questo è un piccolo menu, possiamo cambiare da camera a quad, ok? Questi sono top, front, left e right, top, front, left e camera. Ok, tra i menu che abbiamo qui, questo è l'auto tracking, che ce ne freghiamo, vogliamo fare le cose fatte a mano. Per partire andiamo subito qui. Ok? Questo è il menu che vi permette di creare dei tracking manuali. Vogliamo fare tutto manuale, perché noi vogliamo dire al computer quali punti andare a traccare. Allora, cominciamo con i punti più ovvi, andiamo a sistemarci sul fotogramma numero 1. Bacchettina, possiamo creare il nostro tracker. Ok, questa è l'area del pattern e questa è l'area di ricerca. Siccome ci sono un po' di movimenti bruschi, allargo un pochino l'area di ricerca e comincio. Questa è la direzione in cui sto traccando e questo mi dice se il tracker è attivo.
comincio, non voglio fare tracking automatico, voglio fare frame per frame, perché voglio assicurarmi che, siccome facciamo un traccaggio manuale, useremo pochi punti, e voglio assicurarmi che questi punti siano perfetti, o quanto più perfetti possibili. Ok, vediamo che il traccaggio sta andando bene. Ok, abbiamo perso il tracker. Torniamo indietro nel punto dove l'ultimo fotogramma è stato registrato. E se vedete dal fotogramma, guardate qui, dal fotogramma dopo, Synthize ha capito che questo tracker non è più valido. Ok, perché stiamo uscendo dall'area di del fotogramma, e quindi lo ha disabilitato. Se siamo soddisfatti dei punti che abbiamo traccato finora, possiamo bloccare questo tracker, e questo è fondamentale perché altrimenti andremo a ricalcolarlo ogni volta che tracchiamo un altro punto. Quindi creiamo il nostro secondo tracker. Ok, voglio rilevare un po' di punti sul pavimento prima. Ok, sentite questi click perché sto cliccando ogni volta, a modo più preciso di fare le cose. Perché vediamo qui se ci sono dei cambiamenti maggiori che potrebbero sfuggirci altrimenti. Ok, se vogliamo aggiustare basta fare un aggiustamento qui in modo da essere molto accurati. E questo tracker durerà fino alla fine, che è una cosa ottima. Più i tracker sono lunghi e consistenti, meglio è. Ok, qui abbiamo qualche fotogramma bianco per colpa del mio footage, quindi basta, da qui in poi non voglio più calcolare, blocco e torno. Ok, e adesso facciamo la stessa cosa per tutti i punti che ci possono essere utili. Allora, questi sono i punti che ho traccato io, giusto per darvi un overview. Qua avevo un'ottima parete, ok, per avere il riferimento di questa parete. Ho preso un altro riferimento su questo quadro, stando attento a evitare i riflessi. Questo angolo qui, l'oggetto per terra, altri punti, diciamo, di grande contrasto che ci danno comunque un contatto col terreno, un pomellino, la maniglia della porta, l'angolo della televisione, ok, un altro oggetto qua sulla porta e questo altro angolo, perché io voglio inserire un oggetto qui, quindi ho cercato di avere un punto che mi desse riferimento di dove si trova questo angolo nello spazio. Ok, l'altro elemento che voglio inserire nella scena è un umanoide, e lo voglio, diciamo, sul pavimento, quindi ho il pavimento, e più o meno voglio capire, questa qua è la stanza dove sono in questo momento, e alzandomi in piedi il mio mento supera la televisione di tot, e grazie a questo riferimento posso mettere un umanoide con delle proporzioni realistiche. Ok, una volta fatto questo, quindi una volta fatto il vostro tracking, che farete qui, dove mettete tutti i vostri punti, potete passare al solver, che è questo è il graph, scusate, non mi ricordo mai qual è l'icona, eccolo qua. Voi vi troverete su Automatic, ok, io l'ho già risolto, quindi mi chiede se voglio rifinire il movimento, e semplicemente ci lasciate go. Questo risolverà la vostra scena, creerà una camera e vi darà qui l'errore, il margine di errore. Allora, il margine di errore ideale è intorno a 0.1, 0.2. Se non riuscite ad arrivare così in basso, tenetelo intorno a 0,7, 0,5, minore di 1. Quando è 1 comincia a essere un po' troppo visibile,
e vedrete i vostri oggetti slittare un po' sul terreno, cosa che capita leggermente anche in questo shot con 0,7, ma è poco percettibile. Quindi, una volta risolta la nostra scena, avendo un errore accettabile, andiamo a vedere tra cosa si tratta. Qui abbiamo la nostra camera, questa visione top, left e front, in realtà si sono invertite queste due. Ok, come faccio ad avere questi sul ground plane? Ok? Come si fa? Definendo un sistema di coordinate. Ok? Per fare ciò basta che clicchiate su questo, adesso la resetterò, e selezionate tre punti che siano sullo stesso piano che sia pavimento. Ok, in questo modo Synthize capisce che questo è il pavimento e di conseguenza mette il e-tracker e orienta la camera nella direzione giusta. E questa è una cosa che ci tornerà molto utile quando poi importeremo la nostra camera in software come Maya o Nuke che hanno un ground plane, perché ci permetterà facilmente di posizionare gli oggetti con un punto di riferimento. Ok, finita questa fase, possiamo passare all'inserimento di geometrie dummy, che sono semplicemente geometrie a bassi numeri di poligoni che ci danno un'idea più o meno del fatto che la nostra camera funziona o meno, e ovviamente li posizionerò nel punto in cui voglio successivamente posizionare i miei personaggi o oggetti CG. Quindi io per esempio voglio fare un umanoide, quindi vado qui e seleziono Earthling, vado a posizionarlo sul pavimento. Ok, non vi preoccupate se avete sbagliato il viewer. Ok, primo clic lo posizionate, col secondo clic lo scalate. Ecco qua, via. Vado a prendere la mia rotazione, lo metto in piedi. Ok, adesso andiamo a cercare di capire dove siamo all'interno dello shot. Io so che il mio tracker 16 è il corner della televisione, quindi sicuramente lo voglio essere allineato a questo tracker. Ok? Diciamo qui, così. Dopodiché voglio essere allineato al tracker 10, perché voglio che lui sia qui. A questo punto posso girarlo in una posizione che mi piace, come mi pare, e posso scalarlo per raggiungere una proporzione, tracker 16, tracker 10, e ci siamo. Secondo oggetto che voglio mettere, invece, come vedete, rimane abbastanza preciso. Voglio mettere invece una teiera o un qualcosa qui. Ok? Teiera non è più il progetto finale, sto parlando del dummy. Ok? Quindi vado a prendere la teapot. Tracker 13, siamo più o meno qui. Ok, vedete, questa è la... scusate, devo essere qui. La visuale da qui, ok. Ok, un po' di beccuccio voglio che sia dentro la porta, idealmente. Ok, adesso ovviamente non c'è nessuna maschera. Ma ecco qua, posizionati i nostri due dummy.
funzionano dignitosamente. Ok. Va bene, quindi per ora è tutto. Per esportare potete scegliere quello che vi pare, ma ci vediamo al prossimo appuntamento per continuare il nostro progetto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla pagina Facebook di VFX Italia, dove posto questi video non appena sono finiti. Dove posto informazioni sul mondo di VFX, nuovi trailer, breakdown, offerte di lavoro nel mondo e via dicendo. Ciao a tutti!